per il rettangolo c'è la funzione taglierino, ma se fai selezione per colore o per litica, puoi fare la selezione per cose particolari, diciamo che quello del rettaglio di solito è una maniera per poter dopo definirlo eccetera. Mettiamo presente che qua io ho fatto un selezione, non lo posso posso sì selezionarlo, però io ho selezionato quello al centro, quindi qualsiasi azione io faccia, in questo caso faccio la penna, vedete che io sto disegnando solo dentro la selezione, non vado a disegnare fuori dalla mia selezione, lo vedete? Cosa mi permette questo? Che se io un'immagine devo andare a toccare solo un qualcosa di particolare, non tutto, mi diventa importante, perché seleziono quello che voglio. Diamo un esempio, una bella foto di una bella ragazza con gli occhi rossi, però la sfiga ha avuto, la sfortuna, scusate la parola, ha avuto che anche lei sia tutta vestita di rosso. Se io vado a fare il bilanciamento dei rossi per evitare il colore dei rossi, faccio su tutto il rosso, invece mi seleziono solo gli occhi e a quel punto intervengo a togliere il rosso solo sugli occhi. Mi diventa molto importante poter utilizzare in selezione. Io ho fatto una selezione rettangolare, però ho la possibilità di giocare sul pennello, su selezione. Posso anche giocare sui spigoli arrotolati. Cosa significa? Che se io gioco così, vado sulla mia selezione, vedete? Con gli spigoli arrotolati mi permetto un attimino di, invece di avere una selezione esattamente lineare, magari voglio avere gli spigoli arrotolati. Sono rifatto foto. Sono andato a partiamo dalla nostra immagine principale, ho selezionato il quadrato. Okay. Ho abilitato spigoli arrotolati, okay. A questo punto decido io il raggio. Ah, il raggio. Quando io ho scelto il mio raggio, vedi che più angolo, meno angolo. Potrei anche giocare su altre piccole funzioni. Potrei giocare anche su immagini sfumati. Cosa significa? Che se io lo cancello, adesso scusate, devo rifare la selezione. Margini sfumati, vedete che non avviene proprio ben chiaro. Su margini sfumati vedete che la mia immagine ha sì il taglio da questa parte qua, ma è un po' sfumata, non è netto il taglio, viene un po' più bilanciato. Niente mi fa anche dire, attenzione, seleziona, inverti, osservate cosa ho fatto. Non me lo dà il margine sfumato. Non mi dà il margine sfumato. Ah, adesso sì. Ma tu non cercare le foto della figlia? Devo lavorare questa roba. Spigoli arrotondati. Io posso definire il raggio di arrotondamento. Potrei non avere lo spigolo arrotondati.
teoria io potrei fare anche una cosa del genere, Diamo un esempio. Vado al mio centro, cancello, vado di nuovo, tirando, faccio modifica, inverti, guardate cosa ho fatto. Cancellato l'esterno, cancellato e ho ottenuto un rettangolo, diciamo, qualcosa. Una cornice. È una cornice. Vedete? Sfumato dall'interno, sfumato all'esterno. Come ho scelto il quadrato, posso scegliere lo strumento ellittico. Quindi posso dire, voglio avere a cerchio o a... Vedete? Anche qua posso giocare su margini sfumati. Sì, devo riselezionarlo per una volta che io gioco sui margini. In questo caso non c'è il margini più dolci, perché se non un cerchio non mi fa questa richiesta. Ci siamo? Un altro dei comandi interessanti è a mano libera. Cosa significa? Che io scelgo come desidero. Vedete? Se io devo scegliere questo qua, mi faccio il mio bel quadratore e me lo scelgo. Se per esempio non faccio, posso fare aggiungi, aggiungo la selezione, lo vedete cosa faccio? Ho aggiunto la selezione degli altri angoli. In teoria potrei anche sottrarre la selezione, perché può succedere che ho preso troppo. Hai fatto aggiungi, scusa? Esistono due pulsantini qua che mi permettono di aggiungere. Noi abbiamo, partiamo con questa modalità, in questo pulsante qua, vedete qua. Okay. Sul pulsante modalità parto, se io voglio aggiungere il secondo pulsantino, quindi aggiungo a questo qualcos'altro, premendo il terzo, tolgo magari quello che a me non mi interessava che ci fosse. Ah, bisogna sempre unire i due capi però. Sì, devi arrivare dall'inizio alla fine. Sì, sì, poi altrimenti fai. Tanto è vero che per fare questo genere di selezione è consigliato questo punto, per esempio, per andare a un meta. Sono andato al massimo di pulls. Poi ho esagerato di pulls. Mi conviene allargare per fare una selezione del genere e andare su un'immagine più grande in modo tale da poter scegliere
esattamente cosa desidero scegliere. Vado molto più facilmente allargando l'immagine che facendo la mano libera con l'immagine in grande. Aggiungo. Cosa? Niente. Non è facile, diciamo.